in occasione dell'anniversario della liberazione del sud del Libano, è a Roma il dottor Candille, che è un intellettuale libanese di grande livello che si occupa di analisi della regione medio orientale, quindi sfruttiamo questa preziosa occasione per chiedergli alcune cose su quello che sta accadendo. Innanzitutto, in questi giorni tutti i media occidentali parlano di Palmira, come se non si erano accorti quello che era accaduto fino a ieri. Quali sono le responsabilità dell'Occidente? Io sono il membro del Consiglio nazionale per l'Unione dei mass media audiovisiva in Libano, nonché sono il presidente dell'agenzia New Orient News, e quindi sono stato onorato prima di tutto di essere invitato per venire in Italia a celebrare insieme a noi la festa per la liberazione del Sud Libano. Mentre per la domanda su Palmira, non è una cosa nuova, perché già si sapeva che questa ondata della gente dei qaedisti e della gente dell'ISIS che stanno combattendo in Siria, si sapeva benissimo che loro sono stati arruolati e sostenuti anche dai paesi occidentali, nonché dai paesi del Golfo e della penisola arabica, proprio per una vendetta nei confronti di chi ha sostenuto la liberazione e la resistenza. Per quanto riguarda la Siria lo sappiamo che è uno Stato laico, civile e dove c'è la convivenza, diritto di cittadinanza da tutti quanti. E vediamo invece dall'altra parte che c'è questa massa grande di ISIS e dei qaedisti che sono stati arruolati e raccolti da tutto il mondo, circa 80.000 terroristi che arrivano da tutto il mondo per combattere su tutto il territorio siriano, da qualsiasi parte. Quindi è una questione che vediamo che c'è un programma molto preciso che è stato fatto per vendicarsi della Siria. Queste sono bande ben organizzate che sono state arruolate, addestrate in territori limitrofi per questa vendetta, dove troviamo molto chiaro che c'è un complotto dove sono coinvolti paesi come la Turchia, per l'addestramento parlando, per l'Arabia Saudita e del Qatar, quelli che i paesi che sostengono. E la cosa principale è che questa paura che tutti quanti sappiamo sul territorio siriano potrebbe ribaltarsi un'altra volta nei confronti dei paesi del Mediterraneo e specialmente del sud dell'Europa. Quindi abbiamo anche l'Italia, la Grecia, la Spagna, sono paesi che possono essere successivamente coinvolti in atti terroristici. Oggi il nostro appello verso l'Occidente e verso i paesi europei e specialmente alle persone che sono sensibili verso la questione della civiltà, eccetera, è opportuno che stanno vicino alla Siria, perché oggi la Siria sta combattendo non solo per se stessa, per il suo popolo, ma sta combattendo un terrorismo che è così forte, così feroce. È opportuno che la gente in Europa sia così sensibile a difendere la Siria, perché difendono le loro posizioni di libertà, e di più di sensibilizzare anche i loro governi che sono stati coinvolti in queste azioni di addestramento o reclutamento di questi terroristi. La resistenza libanese, di cui oggi appunto si festeggia la vittoria e la liberazione del sud del Libano, è un antidoto sufficiente per mettere al sicuro il Libano dal rischio che l'ISIS possa entrare in maniera pesante anche? In Libano questa vittoria è stata ottenuta attraverso una bella coincidenza e un'alleanza troppo forte tra il popolo, l'esercito e la resistenza. Questa alleanza che ha potuto dare al Libano questa grande vittoria e la successiva dopo, dove il Libano ha potuto difendersi da qualsiasi ondata di terrorismo che veniva da fuori, e di più oggi siamo stati coinvolti, anche come la resistenza è coinvolta, noi come popolo, la resistenza è coinvolta oggi, e quindi la liberazione
continua attraverso la resistenza libanese e l'esercito arabo siriano. Oggi sappiamo benissimo che l'Israele è il paese che sta sostenendo questi gruppi terroristici, sia sono gli integralisti, sia quelli del gruppo al-Nusra, quindi quelli del Qaeda, sia l'ISIS, che sarebbe Daesh, li sostiene e li arma benissimo nel sud della Siria. Quindi tutto questo perché puntano molto per indebolire la Siria. Un'ultima cosa, oggi possiamo dire che in Siria non assistiamo a una guerra di civiltà, ma a una guerra fra la civiltà e l'inciviltà, e che quindi lì si combatte veramente per la civiltà contro chi vorrebbe portare la barbarie in tutta quell'area del mondo? Effettivamente questo è il messaggio, quindi c'è una guerra tra chi vuole difendere la civiltà e la convivenza e la prosperità dei popoli da una parte, e dall'altra parte quelli che vogliono distruggere questo. E infatti noi ritorniamo ai tempi di quelli che hanno seminato questa scuola di distruzione, che è stata effettuata nell'Afghanistan ai tempi della presenza dell'Unione Sovietica. Questo effettivamente il prodotto di un complotto molto forte fatto attraverso gli amici fra di loro, l'Israele e gli Stati Uniti, che provano in tutte le maniere la distruzione della qualsiasi civiltà che sarà di fronte a loro. Grazie per la disponibilità. I miei saluti vengono rivolti alla vostra TV, perché riesce attraverso questo canale di trasmettere il nostro messaggio verso il popolo e gli amici italiani.